Devo dirvi, quando abbiamo ragionato su come festeggiare questa ricorrenza dei 70 anni della rivista, eravamo dando in video, forse alcuni di voi lo ricordano, per i 40 anni si fece una stesura degli indici della rivista di diritto sportivo. L'allora editore Giuffre pubblicò questo volume con tutti gli indici sistematici della rivista. L'altra prospettiva, quindi in qualche modo un po' autoreferenziale, è invece di agganciare la ricorrenza a un po' il percorso della storia italiana con riferimento al comparto sportivo, al settore sportivo, e quindi allargare l'orizzonte, non ripubblicare soltanto alcuni saggi, ma cercare di verificare quanto le istituzioni del diritto e la giustizia rispetto al fenomeno sportivo avessero dato un contributo. Di qui anche in modo di sodalizio di grandissimo interesse con l'archivio storico del Quirinale, qui diretto dalla dottoressa Marina Giannetto, che ha aperto gli archivi e ha identificato alcuni momenti salienti della massima istituzione repubblicana, la Presidenza della Repubblica, nel confronto con il settore sportivo, che è una cosa al di là di foto e fotografie degli eventi sportivi. C'è per esempio una bella lettera dell'allora Presidente Gronchi che rivendica qui in qualche modo l'autonomia del settore sportivo, quando invece il Presidente del Consiglio Fanfani aveva immaginato di far afferire al Ministero della Pubblica Istruzione il CONI. E c'è questa lettera dove invece, visto che la Camera aveva seguito il suggerimento del Presidente Gronchi, il Senato no, c'era ancora pendente il disegno di legge a proposito, dove lui scrive sul pugno chiedendo invece anche al Senato di seguire l'altro orientamento. E questa è storia, ma è storia anche della giustizia sportiva. Si può ragionare se il settore scolastico del CONI, che peraltro questa tradizione anche evidentemente rilevantissimo, fosse esaustivo in quella prospettiva istituzionale per lo sviluppo invece del fenomeno sportivo. Questo dice questo numero, e cioè abbiamo, accanto a una riedizione del primo numero, peraltro costosissimo perché fa un po' capire qual era l'Italia del dopoguerra. A un certo punto c'è un caso giurisprudenziale di ragazzi che nell'Italia liberata giocavano a pallone nel cortile e un avventore casuale scaccia la palla infastidito e viene incriminato anche lui per disturbo della pubblica, e si apre un caso giurisprudenziale che dà luogo a tutte le vicende legate alla fattispecie della colpa, in qualche modo dell'intenzionalità di scacciare questo pallone per disturbare il vicinato, dicendo sta semplicemente perché ci si difendeva dalla rete. Ecco, di questo parlava il primo numero della rivista di diritto sportivo, accanto ai due saggi che sono stati ricordati di Onesti e Giannini, ma parlava anche di alcuni principi che poi sono confluiti nel grande dibattito. C'è il tema anche della vicenda della colpa, la colpa che va valutata con una gradazione più rigorosa nell'ambito dell'ordinamento sportivo, perché ha una funzione esemplare del comportamento leale, che quindi non va ristretta semplicemente a un elemento di una mancata cautela, ma anche di una funzione esemplare del mondo dello sport. Oppure i temi dell'autorità nelle giurisdizioni sportive, la vicenda dell'arbitro di gara che decide di porre l'arrivo in una certa zona di una gara ciclistica, eppure invece il prefetto che voleva che si fosse in un altro punto di quel territorio quell'arrivo, e quale prevaleva, se l'ordine diciamo dello Stato o l'ordine del direttore di gara. E secondo i primi commenti doveva prevalere l'ordine del collegato, perché quella era la tutela anche della buona manifestazione sportiva e anche della sicurezza, tra l'altro, dei, in quel caso, ciclisti, che avrebbero trovato dal punto di vista tecnico un arrivo più confacente allo svolgimento della loro performance. C'è poi un altro richiamo di grande interesse, tutto quello che riguardava la legislazione e la regolazione internazionale era scritta in lingua francese, e la rivista del 49, qui trovate una cinquantina di pagine riguardavano i regolamenti sulla scherma, che volutamente la rivista faceva confluire all'interno della cultura giuridica italiana
e il linguaggio legato alla vicenda internazionale in lingua francese, e poi piano nei numeri successivi ci sono regolamenti di federazioni internazionali che vengono pubblicati. La continuità di questo numero è anche legata al fatto che con Giulio Napolitano, quando ci siamo trovati a 25 anni a dirigere la rivista di Costruttivo, abbiamo voluto aprire una sessione dedicata alla storia dello sport. Qui per esempio Francesco Bonini, che ringrazio, professore di storia contemporanea, direttore della RUSA, che cura quella sezione, quindi nei numeri attuali della rivista c'è sempre un saggio che collega la vicenda del diritto sportivo anche alla sua storia. La storia del doping è fondamentale per capire anche oggi se le norme sono adeguate, è la storia delle istituzioni. E infatti qui trovate quei saggi che non sono inediti perché sono già pubblicati nella rivista del 2017, uno proprio sul ruolo della Presidenza della Repubblica nell'immediato dopoguerra e l'altro di professor Capuccio, che invece descrive proprio come nasce la rivista del diritto sportivo, che nasce come un, potremmo dire, un grande consigliere delle istituzioni, perché si riuniscono i giuristi maggiori di allora e attraverso lo strumento della rivista consigliano anche il legislatore su come andare a tracciare l'orizzonte di un settore che in quel momento non aveva un suo quadro normativo ben chiaro e preciso, anzi aveva una serie di incrostazioni che derivavano dal ventennio fascista che necessariamente dovevano essere invece riabilitate in una situazione democratica repubblicana. E l'idea allora di questo numero è andare oltre testi degli scritti che hanno attraversato questi 70 anni, anche se immaginiamo che si possa procedere, poi lo vedremo, su anche la digitalizzazione integrale di tutti i numeri della rivista, ma piuttosto sarebbe interessante, magari in anni di correnza, penso che so, 1960, alle Olimpiadi di Roma, il numero della rivista di sportivo di allora, magari ripubblicato nel 2020, visto che c'è una cifra tonda, e immaginare anche di utilizzare lo strumento della cultura giuridica istituzionale rivisitando quello che si è fatto allora rispetto al contesto attuale. Quindi io preferirei magari legata alla digitalizzazione dei progetti speciali legati ad alcune ricorrenze che traggono spunto da un volume che è già stato pubblicato nella rivista per proiettarlo in una vicenda attuale. Quindi queste sono, diciamo, alcune battute su come è stato congegnato questo testo. Ringrazio ovviamente molto l'Istituto del Credito Sportivo, che mi ha dato due parole che ha contato subito in questo progetto, Presidente Malagò, e Marina Giannito, che poi dirà anche lei due parole, che è davvero impreziosito questo numero con questo, chiamiamolo, archivio vivente, perché quando sono fotografie rivivono anche le vicende, manifestazioni, sono discorsi meravigliosi. Sandro Pertini, quando riceve la delegazione natura, che parla solo della sua pipa, delle venature della sua pipa, dove per i primi 20 minuti del discorso e dice: io me lo posso permettere perché sono un esperto, voi siete esperti di altri, ma su questo. E poi racconta episodi, no, del mancato saluto dell'allora portiere della Germania, che si era voltato quando arrivati i secondi nel campionato del mondo dell'82, pare non abbia salutato Pertini, e poi invece qualche mese dopo va in udienza dal presidente, si scusa e gli regala il piccolo trofeo d'oro che era legato al suo secondo posto, e per lui, diciamo, si lo riabilita pubblicamente. Quindi per chi oggi frequenta il fenomeno sportivo con responsabilità legata alla giustizia e anche al governo dello sport, credo sia un eccellente viatico per toccare con mano anche l'importanza del fenomeno sportivo.